Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono stati due grandi concorrenti del GF VIP 7. Ad appassionare i telespettatori è stata ovviamente la storia d'amore nata all'interno della casa, portata avanti tra alti e bassi. Fuori dal Grande Fratello VIP, i due si sono fidanzati, ma nel corso di questi mesi ci sono diversi tira e molla conditi da frecciatine social e post con dediche d'amore. Io non sono uno schiavo. Non ti ho lasciata io e pensavo si potesse chiarire. Ma tu vuoi uno stampino e l'amore non è questo, aveva scritto poco tempo fa Daniele Dal Moro dopo una delle tante rotture dalla fidanzata. E Oriana Marzoli aveva ribattuto su Twitter. Sono stufa di essere dipinta come STR. Che non prova sentimenti. È tutto il contrario. Io lo amo. Per questo sono in lacrime. Dopo l'ennesima lite, gli ex concorrenti del Grande Fratello VIP erano tornati insieme. Perché Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati. Vacanze in Spagna, poi a Verona, città di Daniele Dal Moro, e infine in Sardegna. E proprio qui è accaduto quello che gli Oriele, i loro fan, non avrebbero voluto sentire. L'ex volto di Uomini e Donne ha annunciato la rottura da Oriana Marzoli, chiedendo ai fan di non inviargli messaggi riguardanti l'ormai ex fidanzata. L'annuncio è arrivato lunedì 3 luglio sul profilo Twitter dell'ex concorrente del GF VIP 7. Valigie nuove per il mio compleanno, ha scritto Daniele Dal Moro. Allora ragazzi, visto che domani è il mio compleanno, appunto, vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana, anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani. Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servo a nulla, per favore. Unica cosa, io non blocco mai nessuno. Anche per non far sapere i cazzi miei. Alla fine, anche se dite di conoscermi, non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno. Una notizia che ovviamente ha scatenato la reazione dei fan dello stesso Daniele Dal Moro e di Oriana Marzoli. Ora a spiegare qualcosa in più sull'ennesima rottura ci ha pensato Deianira Marzano, che ha riportato una segnalazione secondo cui Oriana e Daniele avrebbero litigato per colpa di Soleil Sorge. Indagare, ci sono testimoni di ieri sera che dicono che la discussione tra gli Oriele sia avvenuta perché Dani e Soleil si sono parlati molto da vicino, ha scritto un utente all'influencer napoletana. Oriana potrebbe essere stata gelosa di questo saluto e avrebbe litigato nuovamente con Daniele Dal Moro. I due hanno spesso avuto diverbi causati dalla forte gelosia e forse questo episodio potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.